Ciao a tutti amici, oggi voglio parlarvi di come una postazione PC anche improvvisata nel corso del tempo può evolversi e diventare una bella cosa, un bel progetto che ci può dare grandi soddisfazioni. Faccio una premessa, chiunque voglia, e questo non lo dico solo io, lo dico anche altri esperti del settore, nel campo, quando si costruisce una postazione per caso o volutamente, mai spendere tutti i soldi del budget a disposizione, mai fare grosse spese comprando quantitativi di accessori enormi senza aver studiato bene la situazione, perché nella nostra mente possiamo avere appunto in testa un'idea che può essere anche buona. Su carta lo stesso, cose su carta lo stesso, oh, quello lo metto lì, ci metto quella luce, qua il PC lo posiziono qui, i cavi li posiziono di là, poi dopo scopriamo che non è esattamente come l'avevamo pensata e il consiglio che do a tutti è di costruire, anche se è bello vedere il risultato finito il prima possibile, io consiglio di costruire la postazione un pezzo alla volta, mattone su mattone, passo dopo passo. Insomma, oggi acquisto quello, lo posiziono, domani collego quest'altra cosa, l'acquisto, quanto mi serve il cavo lungo, ok, preparo, muovo, buco, faccio. Questo perché? Per evitare di spendere soldi inutilmente. Adesso bando le ciance, io vi andrò a mostrare una serie di foto in ordine cronologico dell'evoluzione praticamente della mia postazione, che ripeto non è una postazione gaming, è una postazione per tutto. È una postazione lavoro quando è ora di lavorare, è una postazione gaming quando è ora di giocare, è una postazione per lo svago, qualsiasi esso sia, quando è il momento, insomma. Quindi io mi rimpicciolisco subito, non perdiamo altro tempo, facciamo così, eccomi, e come vedete qua già sta comparendo, qui già compare tutta la serie della cartella che io ho preparato di foto, ne ho molte di più, però diciamo che non le possiamo mettere tutte, e di foto che mostrano qual è stata l'evoluzione in questi due anni della mia postazione. Iniziamo subito con questa foto. Questa foto dice un sacco di cose, può dire. Allora, praticamente questa foto risale, io avevo non avevo una postazione ancora, avevo un portatile che poi vi spiego perché è posizionato così. Avevo un portatile che utilizzavo per diverse cose, era anche buono al tempo, è andato in pensione perché dopo 12 anni di onorata carriera sfido qualsiasi dispositivo a stare ancora in vita, insomma, quindi ha fatto il lavoro suo, quindi buono. Allora, praticamente questa è la postazione creata a inizio pandemia, quindi questa cosa qui improvvisata risale ai primi mesi del 2020. Io al tempo facevo ancora la barista, mestiere che ho abbandonato avendo trovato una strada migliore, una strada che io cercavo, e quindi come tante attività al pubblico, da un giorno all'altro siamo andati in lockdown ed è stato chiuso tutto. La mia fortuna fu che al tempo collaboravo con un'azienda molto grossa nel settore del network marketing, in particolare integratori e prodotti per il corpo.
Quindi il lavoro era un lavoro commerciale e prima, oltre al mio lavoro di barista, cosa succedeva? Prendevi contatti con le persone, le incontravi, facevi la tua presentazione e se c'era esigenza e se c'era voglia da parte del prospect di magari di intraprendere anche l'attività, si poteva procedere. Però le persone si incontravano, poi non siamo più stati in grado, capaci, autorizzati a incontrarle giustamente per il periodo che era. E quindi da un giorno all'altro ci siamo dovuti improvvisare alla meglio, insomma, per poter lavorare da casa. Il famoso smart working, che in realtà smart working non è lavorare da casa, è lavorare intelligente, lavorare smart, semplice. La casa c'entra e non c'entra nel contesto dello smart working. Comunque, come vedete, qui c'era una mensola. Questo era un angolo della mia camera. Da quest'altra parte, vedete la freccia, da quest'altra parte c'era il letto, armadio, eccetera eccetera, però io ho dovuto dedicare un angolino a studio, si può dire. Allora, qui c'è questa mensola, questo tavolo qui sotto dove è appoggiato questo monitor è un tavolo da picnic. Non avevo altri appoggi a disposizione in casa ed è un tavolo da picnic. Studiamo anche neuroscienze, psicologia, un sacco di libri, perché comunque sia siamo a casa, siamo in lockdown, cosa fai? Ti gonfi di pizze e torte come molti hanno fatto, o ti gonfi di libri? Io mi sono gonfiata di libri e quindi stavo studiando, stavo lavorando. Qui vedete il portatile aperto completamente appoggiato al muro perché la tastiera non funzionava più, quindi ho collegato tutto, ci ho collegato questo secondo monitor, questo qui, che tra l'altro utilizzo ancora. Questo è un monitor fantastico, un Acer a cristalli liquidi, è un LCD, non è un monitor LED. Quando vendevano questo, il LED non esisteva ancora, però fa il suo sporco lavoro ed è ancora sano e lo sto usando adesso nell'altro PC. E quindi collego questo, l'hard disk esterno, una ciabatta che non so, qui gridava pietà, una tastiera perché appunto questa tastiera qui non funzionava più, la macchina del filter coffee perché io mi svegliavo la mattina, ovviamente non era più, la routine era cambiata, quindi mi svegliavo la mattina, doccia, colazione, si comincia a lavorare e si sposto un attimo il ventilatore, ecco, si comincia a lavorare e ci si fa una bellissima e buonissima tazza di filter coffee. Cosa è il filter coffee? È il caffè americano, ok? Non il caffè americano allungato con l'acqua come lo facciamo qui in Italia, ma macchina, filter coffee, macinatura per filter coffee. Filter coffee è un'altra cosa. Quindi c'era questa postazione qui, qui un portapenne praticamente da scrivania, è una cosa brutta, lo so, però era l'unico appoggio che avevo per poter lavorare da un giorno all'altro. Andando avanti, questa foto mostra, a parte la gatta Lucy, la mia segretaria, mostra un'altra cosa. Praticamente dopo un po' di tempo in quella postazione lì ho capito che non poteva andare avanti così, non ci potevo stare e il lockdown stava perdurando oltre ogni termine e quindi avevo bisogno di una postazione diversa, di una scrivania diversa. Avevo metà scrivania in garage, mancava la piana sopra e ho trovato un'altra tavola che ho montato con quattro viti su questa mezza scrivania che avevo già a disposizione e su cui mi sono riappoggiata e ho fatto
il meglio che potevo, sempre con questo PC portatile che ancora stava lì, stava agonizzando, ma ancora diciamo che poteva funzionare per qualche altro tempo, ed era una scrivania leggermente più grande. Non ho cambiato posto, era sempre lo stesso angolo, ma girato dall'altra parte. Prima ero verso il muro, adesso avevo la schiena verso il muro, quindi ero verso... E questa è stata per diverso tempo la mia postazione. Intorno alla fine di gennaio 2020 ho capito che con quel PC portatile non potevo più farci molta strada, e ripeto, sono stati 12 anni di onorata carriera. Ho deciso di acquistare un PC nuovo. Tra lockdown, chiusure, una cosa e un'altra, ho detto: sapete cos'è? Guardo bene 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 su Amazon, e questo PC l'ho acquistato su Amazon. Non era il top, ma mi ci sono trovata talmente bene che tuttora lo sto usando, ma è nuovo praticamente, è un non ha mai dato venditore top, articolo top, non ho mai avuto un problema in un anno e mezzo, mai un crash, mai niente, non l'ho dovuto mai riavviare forzatamente, una bomba veramente. E quindi ho acquistato questo PC. Questa è stata la prima accensione, come potete vedere dalla schermata, è stata la primissima accensione di questo nuovo PC. Questo è un hard disk esterno da un tera, o un tera e mezzo, no, da un tera, che sono anni che me lo porto dietro, anche lui, facciamo le corna, però è abbastanza duraturo, insomma, sembra. Nel frattempo ho acquistato anche un'altra, anche la stampante nuova, che era questa HP, che ho ancora. Mi si è rivelato un ottimo prodotto in offerta, 29 euro, cioè, penso che me la volessero regalare, cioè non so, perché veramente ho fatto un affaronissimo. E questo è la famosa ciabatta che avete visto prima, che adesso è un pochino più libera perché ho sistemato i cavi in un altro modo. E questo è stato l'inizio della postazione successiva, con due casse improvvisate così. Come vedete, questo monitor, essendo vecchio, non aveva nemmeno più il suo supporto, quindi era appoggiato praticamente a un pezzo di legno, una sagoma di legno che non so neanche di cosa fosse, ma che io avevo in garage. Era ben stabile, ho detto: questo monitor l'appoggio qui, che almeno mi sta comunque stabile. E ci avevo messo una gomma piuma così per rendere un pochino il nero, insomma, che non si vedesse che era una cosa tipo buttata lì così da schifo. E quindi, anche perché dici: chi è che la deve vedere? Io. Quindi all'occhio mi dava un estremo urto. E quindi ho sistemato così. Andando ancora avanti, questi sono stati sempre la stessa postazione ovviamente, ed erano uno dei primi lavori che ci facevo. Ovviamente facevo appunto network marketing, e quindi stavo editando una presentazione di un video che stavo facendo, perché stavo facendo dei contenuti personali, e utilizzavo questo programma che vedete, è Pinnacle Studio 24, un gran programma che ho acquistato perché mi piaceva un sacco, lo conosco da quando usavo il 15 addirittura, appena col 15. È un gran programma, ma in completo, fatto bene, ma in alcuni casi è un po' macchinoso. Diciamo che da quello poi sono passata da DaVinci Resolve e mi sono innamorata, come tutti credo, di DaVinci Resolve, e non l'ho mollato più. Pinnacle ancora ce l'ho, giustamente, ogni tanto lo uso per ricordarmi ancora come si usa, però ovviamente poi quando passi a DaVinci è un altro pianeta per l'editing video. E poi la versione gratuita, perché la versione a pagamento, quella completa,
è proprio un altro universo, un altro pianeta, quindi grandissimo Da Vinci. E questo ero, praticamente io stavo lavorando a questa cosa qui, in questa postazione. Come vedete, una postazione rudimentale. La mia segretaria che dorme, infatti l'ho ripresa quel giorno perché lei sa che non deve dormire sul lavoro. E questa è la postazione durante la sua vita, questa postazione, insomma, avevo acquistato, come vedete, avevo acquistato il supporto, sempre su Amazon, il supporto per il monitor, un supporto universale. Anche adesso mi sto bevendo il filter coffee. Supporto universale con la piana in vetro, bella pesante, tutto il supporto in alluminio, regolabile in ogni modo possibile. È veramente un supporto molto 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 buono. Cioè non c'è pericolo che cada il monitor perché pesa più il supporto di tutta la scrivania praticamente. Con queste due casse improvvisate, la piccola webcam da 720p per le videochiamate di lavoro, eccetera eccetera, il famoso il portapenne, e una cosa volevo farvi notare: un hub USB alimentato dalla rete elettrica. Ora io voglio fare una parentesi, voglio capire perché in nessun negozio di elettronica, anche grosso e ben fornito, ci sono in vendita, mancano questi hub USB che possono essere collegati dalla rete elettrica. Quelli che trovo in vendita normalmente, io ce ne ho 5-6, cioè non li uso, li usavo prima perché non sapevo dell'esistenza di questi anni fa. Quando c'è collegato il mouse alla tastiera è un'altra cosa, poi cominciano ad avere problemi perché vengono alimentati giustamente dal PC, vengono alimentati dall'alimentatore del PC, e se l'alimentazione non è sufficiente si disconnettono, cominciano ad avere dei problemi, insomma una rottura di scatole, soprattutto se stai facendo un lavoro che non hai ancora salvato, insomma sei lì e magari c'è collegato un hard disk esterno, insomma. Consiglio a tutti, piccola parentesi, di acquistare un hub USB del genere che ti permette per metà di utilizzare dispositivi, l'altra metà ci sono tutti gli slot per le ricariche, per ricaricare i dispositivi, cellulare e quant'altro, e sono collegati alla corrente, quindi non c'è pericolo che si disconnettano, che diano problemi di dati, di connessioni eccetera. Tra l'altro questo hub USB lo sto usando anche adesso, e da un anno e mezzo lo sto usando, appunto perché è dall'anno scorso, c'ha la stessa età del PC, una settimana dopo l'ho acquistato. Abbiamo un altro hard disk esterno e un altro hard disk esterno. Qui gli hard disk esterni erano già diventati 3 perché la quantità di cose che si stavano accumulando era notevole. Andando ancora avanti, qui la confusione diventa sempre più grande. E qui dietro vedete un carrellino, perché nella stessa postazione dietro facevo dei video, mostravo come si potevano fare dei cocktail, perché il problema è quando sei a casa e non hai spazio, insomma, ancora disponibile, devi organizzare le cose e ti sviluppi anche un po' la fantasia. Insomma, questo era un carrellino da bar praticamente, con tutte le mie attrezzature da bar, in cui mostravo davanti alla telecamera come si facevano dei cocktail a base delle bevande della nostra azienda, l'aloe vera, così. Ci sono dei cocktail molto molto buoni che si possono fare. Comunque sia, ecco il perché del misurino, di queste cose qui, del jigger qui dietro. E qui c'è poco da dire, qui era il tablet che usavo per il lavoro o in giro per casa, quando ero in giro per casa. E la fotocamera, perché in questo periodo ho acquistato anche questa Lumix FZ2000, una bridge che, ragazzi,
se non avete, cioè, ma anche se avete, la consiglio anche se avete delle pretese, perché è una fotocamera fantastica, fantastica, una qualità video allucinante, veramente veramente buona. Forse è la fotocamera, l'acquisto migliore che io, uno degli acquisti migliori che possa aver fatto in questi ultimi 2 anni. Vedete qui gli appunti, le cose, insomma un sacco di roba, adattatori vari, ma la postazione è ancora questa.